Quando ho 11 pagine di appunti vuol dire che ho fatto passare un po' troppo tempo. Infatti, oggi volevo fare il solito riassuntone semestrale di tutte le nuove uscite che ho trovato che mi sono sembrate interessanti. Sono uscite in italiano, in inglese, alcune ristampe, però è, come dico sempre, è tutto da prendere con grandissima incertezza, perché ovviamente tutte queste date che ho trovato sono ipotetiche, cioè non c'è alcuna certezza finché questi libri non saranno sugli scaffali che effettivamente la data di uscita sarà quella, e questo vale soprattutto per le date di uscita più in là nel tempo. Capita molto spesso che nella filiera di lavorazione succedano degli imprevisti, degli intoppi, e quindi le date possano scalare, possono anche anticipare, questo per carità non è escluso. Lo dico, faccio questa premessa, non è nulla certo, finché non lo dice la casa editrice non vorrei far arrabbiare nessuno, però queste sono comunque delle uscite che sono lì, insomma, che sono programmate, che spero prima o poi, insomma, dovrebbero arrivare, alcune prima, altre dopo, però insomma diciamo che posso smettere di blaterare e partire. Ovviamente agosto non è mai un gran mese di uscite, però verso la fine, quindi proprio gli ultimissimi giorni, si comincia già un pochino a riattivare tutto il mercato editoriale. Infatti la prima uscita di cui voglio parlare, uno dei libri che avevo citato anche nell'ultimo video di questo tipo che ho fatto, perché The Spears Cut Through Water di Simon Jimenez è stato rimandato al 27 agosto, adesso è stato annunciato, quindi credo appunto che sia la volta buona. L'ultima volta il titolo del libro era Il paese senza luna e adesso è La lunga notte senza luna. Quindi ci sono stati effettivamente dei cambiamenti che mi sembrava giusto segnalare. Il giorno dopo, invece, dovrebbe vedere la luce Defiant, Continua a lottare, di Brandon Sanderson, che è il quarto e ultimo volume della serie fantascientifica per ragazzi. Il primo era Skyward. Io ancora non l'ho iniziata, ma in pieno Sanderson trip, ovviamente prima o poi me lo leggerò. Però, appunto, chi è impara in italiano potrà essere contento tra poco. E dal 28 agosto si salta direttamente al 3 settembre con tre uscite. La prima è un'uscita che in realtà ho trovato un po' strana come scelta, perché dovrebbe essere finalmente, almeno tradotto in italiano, Infinity Son di Adam Silvera, che in realtà è un libro relativamente vecchiotto, perché se non sbaglio è uscito in inglese nel 2019-2020, quindi non pensavo. Di Adam Silvera effettivamente stanno traducendo quasi tutto, e si vede che sono arrivati a questa trilogia, che è un urban fantasy rispetto a tutto quello che era arrivato, che diciamo era un po' più improntato sui sentimenti, almeno a pelle. Io non ho mai letto nulla di Adam Silvera, qui mi sembra ci sia un po' più di attenzione all'aspetto fantasy. Comunque, se qualcuno stesse aspettando o comunque avesse curiosità nei confronti di questo libro, ci siamo. Lo stesso giorno dovrebbe uscire, questa cosa mi fa super ridere, Nightbane di Alex Aster, il seguito di Lightlark, che è stato criticatissimo all'estero, che è stato tradotto e che non credo abbia ricevuto grandissime recensioni neanche in italiano, però qualcuno a quanto pare voleva il seguito, quindi eccolo. Tra l'altro a novembre, se non sbaglio il 12, dovrebbe uscire anche il terzo in inglese, quindi molto probabilmente tra un annetto arriverà anche quello in italiano, però io non so chi vuole. Veramente questa saga ha avuto un inizio così turbolento che mai mi sarei aspettata di vedere tutto, figuriamoci di vedere tutto tradotto, quindi non lo so, sono divertita, un po' confusa, però sta arrivando anche Nightbane. Sempre il 3 settembre, il primo libro di un'autrice che ritornerà spesso in questa lista, che è Alison Saft, con Fragile Enchantment. Il sottotitolo è Un amore in tessuto di magia, e si tratta anche qui di un cozy fantasy, un romantasy, non so, ha una copertina molto carina, ma non credo che sia il mio genere, quindi lascerei perdere, però so che molti lo stanno aspettando. Comunque, se volete informazioni più approfondite, io ho lasciato tutto quello che ho trovato linkato nell'info box per vedere magari delle trame più approfondite. Certo, soprattutto le uscite più in là non hanno ancora una scheda completa, però non posso parlare della trama di tutti, sennò questo video dura 24 ore. Il 4 settembre invece iniziano le uscite, le prime uscite di Neon Edizioni, ne abbiamo già parlato recentemente, tra cui Fathomfolk, Il popolo degli abissi di Eliza Chan. Di quello che ho potuto leggere è carino, ma non per
per me particolarmente degno di nota, e anche Salt Blood, Sangue Salmastro di Francesca De Torres, che invece mi è piaciuto molto e se vi dovesse capitare, per me vale la pena. Quindi qua iniziano le uscite di Neon, ce ne saranno un bel po', perché ovviamente dovendo lanciare tutto l'imprinta ce ne saranno veramente diverse. Passando al 10 settembre abbiamo Apprendista Cattivo di Anna Nicole Meher, credo si dica così, che è il seguito di Assistente Cercasi, l'ho dovuto cercare perché non me lo ricordavo minimamente, che è una serie a quanto pare, penso sia una trilogia, di libri ispirati a degli sketch di TikTok, in cui praticamente la TikToker, che è l'autrice, faceva dei piccoli video, degli skit, in cui fingeva di essere appunto l'assistente the villain, che è il titolo del primo libro, e da lì poi è nata questa serie, dovrebbe uscire anche il terzo l'anno prossimo. Comunque questo, a differenza appunto di Nightbane, il primo volume aveva ricevuto diverse recensioni positive, quindi capisco perché abbiano deciso di tradurlo, e per tutti quelli che stanno aspettando il seguito non dovranno aspettare ancora molto. Altro mistero della fede, arriva il terzo libro di Victoria Aveyard, di questa nuova saga, quello che è iniziato con Il Regno delle Ceneri. Io francamente non ho sentito nessuno parlare di questa saga. Scusate, sto uscendo veramente cattiva in questo video. Non ho, però veramente sono un po' confusa sul criterio con cui scelgo di tradurre alcuni seguiti e altri no. Perché per esempio io di questo non ho sentito nessuno parlare, però qua siamo arrivati al terzo e ultimo volume, che quindi verrà tradotto e che presumibilmente qualcuno leggerà, perché qualcuno ha letto quelli prima, non lo so. Mistero misterioso. Sempre il 10 settembre, questa volta però in inglese, uscirà Vilest Things, il seguito di Immortal Longings di Chloe Gong, autrice di Queste gioie violente, che insomma dovrebbe trattarsi di Hunger Games, un pochino ispirato anche a Antonio e Cleopatra, non lo so. Comunque purtroppo questa autrice è partita bene, però sta pian piano cadendo nel dimenticatoio, perché il primo volume è stato recensito così così, infatti in italiano non si è continuato con la pubblicazione né della serie spin-off di Queste gioie violente, né appunto di questa nuova trilogia che sta scrivendo. Vedremo se in futuro riuscirà a riprendersi, però se effettivamente qualcuno è interessato, il 10 settembre dovrebbe uscire questo secondo volume. Passiamo all'11 settembre, un'altra uscita di Neon, Sanctuary of the Shadow, Santuario dell'Ombra di Aurora Asher. Questo è un romanzo si fatto e finito, non fa per me, però secondo me ha la sua nicchia di pubblico. Per il 12 settembre in inglese è prevista l'uscita del quinto volume di Heartstopper in edizione speciale, uguale a quella che hanno fatto appunto per i primi quattro volumi, e qui mi sento, non ho trovato notizie certe, ma mi sento di ipotizzare che arriverà ben presto anche in italiano, posto che l'abbiamo fatto anche noi, perché giustamente Heartstopper vende, e quindi sì, secondo me questa è un'ipotesi, non ho trovato notizie di alcun genere, neanche veramente questo viene dal mio cuoricino, secondo me arriverà anche in italiano. Il giorno dopo, 13 settembre, torniamo in Italia con Vita Nostra, Tentativi ed Errori di Marina e Sergei Giacenko. Che bella sta copertina, scoprendo cose in diretta. Si tratta del seguito di Vita Nostra. Devo dire, io ho letto il primo libro e ne sono uscita abbastanza tiepida, nel senso che c'erano delle cose che mi erano piaciute, molte non mi avevano convinto. Secondo me è stato un po' vittima del fatto che l'ho letto in un mese in cui avevo avuto delle letture abbastanza forti, quindi mi aveva un po' zoppicato in confronto, e avevo seri dubbi sul continuare o no la saga. Però devo dire che più va avanti il tempo, più la possibilità che io mi legga questo seguito aumenta, quindi non escludo di farci un pensiero. 17 settembre, terzo volume di I Lupi Dorati, Le Bestie di Bronzo di Roshani Chosky. Di questo so che ci sono molti fan in attesa e sono contenta di vedere comunque una saga portata a termine, soprattutto quando appunto molte persone l'hanno letta e rischierebbero di rimanere appesi. Sono anche contenta di vedere comunque l'uscita del terzo volume abbastanza ravvicinata al secondo, perché hanno fatto passare un bel po' di tempo tra il primo e appunto il secondo, tant'è che secondo me la gente aveva iniziato a disperare. Sempre 17, vedo che questa brutta abitudine di raccogliere una saga in pochi volumi si sta diffondendo, perché dovrebbe uscire in due volumi la saga dell'Accademia dei Vampiri di Rachel Mead,
Vabbè, c'ero quasi. Noi lettori ci siamo a lungo lamentati della scomodità di un formato di questo tipo, per capirci, tipo i draghi di Mondadori, perché un po' uno... magari io voglio leggere il primo libro prima di fare il grande passo e prendermi tutta la saga, però da un altro lato capisco anche la casa editrice che magari così abbatte un po' di costi di produzione e riesce a pubblicare più cose. 18 settembre, di nuovo per Neon, La ragazza è venuta da Occidente, Cocoon, di Naoko Ueashi, che sicuramente ho detto male, ma riesco a trovare poche informazioni su come si pronuncia, chiedo venia. Anche questo carino, delle atmosfere interessanti, però avevo detto che non era uno di quelli che avrei voluto mettere in cima alla mia TBR. Mentre sempre il 18 settembre, A Dark and Drowning Tide, Un'oscura marea di Alison Saft, che avevo citato prima. In questo caso si tratta di un Dark Academia saffico che so che ha la sua cerchia di fan. Devo dire, questo tra i due di Alison Saft è quello che mi ispira di più, non credo però che lo leggerò appena uscito. Il 25 settembre, Rhapsodic di Laura Talassa, un romantasy un po', diciamo, credo sia un po' dark, non sono un'esperta di questo sottogenere, primo di una tetralogia, verranno tutti pubblicati tra la fine del 2024 e il corso del 2025, sempre da Neon. Non è roba per me, ma so che piacerà a molti, cioè veramente questo penso che è uno di quei casi per cui io sono un po' una voce fuori dal coro. 30 settembre, ristampa inflessibile di tutta la trilogia del Regno dei Malvagi di Kerry Maniscalco, quindi Il Regno dei Malvagi, Il Regno dei Dannati, Il Regno delle Fiere. Devo dire, Mondadori si è un po', ha un po' rallentato con la stampa delle edizioni flessibili di quello che era già stato pubblicato. Un po' mi dispiace perché io sto aspettando Bubble così, però vabbè, prima o poi arriverà. 1 ottobre, Namesake di Adrian Young, quello, per capirci, il libro con la faccia sulla copertina, il secondo dovrebbero formare un volto intero. Si parla di pirati, insomma, effettivamente potrebbe essere carino, però al momento ho altre priorità. 2 ottobre, The Sun and the Void, sempre per Neon, di Gabriella Romero La Cruz. Carino, un po' dimenticabile, almeno per quello che ho potuto leggere. Mentre, andando direttamente all'8 ottobre, Nettle and Bone, Come uccidere un principe, di Taking Fisher, che è quello che io ho preso a Edimburgo con il pollo posseduto da una necromante. Quindi è sicuramente un romanzo che mi interessa, ormai me lo leggerò in inglese, magari proprio in quel periodo, magari se riesco pure un po' prima, così riesco a farvi sapere cosa ne pensate, come se fosse, vabbè. C'è un grande affollamento l'8 ottobre perché c'è anche Locklands di Robert Jackson Bennett, il terzo volume di Foundryside, quindi anche qui la conclusione di una saga che è arrivata in modo abbastanza cadenzato, quindi c'era speranza che continuasse e finisse. Da quello che so, io ho il primo volume ma non l'ho ancora letto. È una storia che ricorda abbastanza Mistborn di Brandon Sanderson. Prima o poi, appunto, ce la farò. Non è questo però il momento. E invece, appunto, parlando di flessibili, dovrebbe uscire Swordcatcher di Cassandra Clare, che è appunto il primo volume dell'unica cosa che ha scritto che non riguarda il mondo di Shadowhunters. Strano che arrivi così presto. Non mi aspettavo una flessibile con meno di un anno dall'uscita del primo volume, però vabbè. In inglese invece l'8 ottobre dovrebbe uscire Odd Spirits di S.T. Gibson, l'autrice di Una dote di sangue, e si tratta di una novella prequel a una saga che è iniziata quest'anno. Il primo volume si chiama Evocation, ma di questo parleremo più tardi. 15 ottobre, tra le uscite fantasy, si può trovare il nuovo romance di Marissa Meyer, l'autrice delle Cronache Lunari. Succede sempre così, un'autrice o un autore diventa famoso per un libro, quel libro è di un determinato genere, poi quell'autore o autrice scrive in un altro genere e verrà comunque catalogato sempre in genere X. È come è successo per Yellow Face, adesso se andate in libreria Yellow Face è tra i fantasy per Rebecca Kwan, che veramente, visto cosa sta succedendo nel mondo editoriale americano, tutto è tranne che un fantasy. Comunque, Instant Karma dovrebbe essere un romanzo appunto rosa per ragazzi. Da un lato sono anche curiosa di vedere come se la cava con un genere così diverso dalla fantascienza, appunto, che erano le Cronache Lunari o Renegades, eccetera, eccetera.
quindi non escludo in realtà di fare un tentativo. Stessa data per Il Trono dei Caduti di Kerry Maniscalco, che credo sia il primo volume di una dilogia. Purtroppo, per quanto mi sforzi di leggere le sinossi di questi libri, a me sembrano tutti uguali quelli che scrive Kerry Maniscalco, che da un lato se funziona perché cambiare la formula, cioè lo capisco pure. Sempre 15 ottobre, The Just Add Her, ho detto bene perché veramente ogni volta che lo leggo aggiungo lettere a questa roba, un imbecille vera e propria. Sottotitolo: Dalle ceneri sorgerà una regina, di Sarah Hashem. Questo, anche qui si tratta di un romantasy che vanno per la maggiore, quindi vengono tradotti con più priorità, appunto. Questo dovrebbe essere ambientato in Egitto, o forse era più genericamente Medio Oriente, non lo so. Purtroppo, appunto, tutto questo filone romantasy, a meno che non ci sia una premessa che proprio mi ribalta, non è proprio per me. Mentre 15 ottobre, sorpresa, dovrebbe uscire La stagione delle ossa di Samantha Shannon, autrice del Priorato dell'Albero delle Arance, che è la saga che lei ha iniziato da ragazza a 19 anni. È stato recentemente ripubblicato perché riscritto e reeditato in età adulta, e è un po' che questo libro è in lavorazione dietro le quinte, e sono molto contenta di vedere che effettivamente verrà pubblicato come volume singolo, perché anche in questo caso inizialmente si era parlato di un drago con i primi volumi. Si vede che con tutta una serie di cambiamenti che stanno avvenendo dietro le quinte anche per la versione originale, hanno preferito fare così, e io sono molto contenta di questa scelta. Il giorno dopo, 16 ottobre, abbiamo A Letter to the Luminous Deep, una lettera alle profondità luminose di Sylvie Cattrall, sempre di Neon. Una delle mie prossime letture, perché ho chiesto e mi hanno dato l'ARC, sono stati molto carini. Non vedo l'ora di leggere più del poco che c'era nel libro dei libri, perché mi sembra una storia super carina e il mistero dietro è super interessante, anche l'ambientazione. Vabbè, poi speriamo che la lettura vada bene, perché io parto tutta così carichissima e poi magari mi fa schifo. Sempre stesso giorno dovrebbe uscire La stampa inflessibile di Oscuri talenti di J.M. Miro, ma il vero succo riguardo questa saga arriva tra poco. Sempre stampa inflessibile, Stephanie Garber, C'era una volta un cuore spezzato, il 22, che sarà accompagnato da Crimson Moth di Kristen Ciccarelli, tradotto appunto in italiano. Io francamente ho solo visto questo libro ovunque sui social, non ho idea di cosa parli, so solo che è un romantasy. L'idea che mi ha dato è quel caso editoriale meno, diciamo, esplosivo di Fortwing, però quel libro che esce appunto da TikTok e che quindi tutti vogliono leggere, e quindi si affrettano giustamente le case editrici a tradurre. Non ho idea di cosa parli, veramente non ne ho la più pallida idea. In America va moltissimo, cioè veramente mi è capitato tanto, nonostante appunto fortunatamente il mio algoritmo si è aggiustato su altri tipi di fantasy. Ora, il 22 ottobre, e questa io ci vado con i piedi non di piombo, di piombissimo, dovrebbe, perché con i cofanetti non si sa mai, ma dovrebbe uscire il cofanetto del Priorato dell'Albero delle Arance e A Day of Fallen Night, che ripeto non mi ricordo come si chiama, Un giorno di notte cadente? Può essere. Di Samantha Shannon, questi due libroni qui. Io prima o poi ce la farò a leggere questo qua, mi farò coraggio. Non lo so, i cofanetti sono sempre un terno all'otto, c'è questa roba che gira, magari non è vera. Ambasciatore non porta pena. Io l'ho solo trovato. 23 ottobre, l'uscita di Neon di quella settimana è Juniper e Thorn, Ginepra e Spina di Avarid, che in Italia è già arrivata per il Castoro con A Study in Drowning. Adesso l'ha presa Neon, per il resto delle uscite appunto inizierà il 23 ottobre con Juniper e Thorn, ma sono usciti anche ad accaparrarsi il suo lavoro, il primo, penso il suo primo libro, The Wolf and the Woodsman, che uscirà il 29 ottobre 2025, quindi ci sarà da aspettare un bel po'. E invece il libro che in inglese uscirà nel corso del mese di agosto di quest'anno, che sarà pubblicato, tradotto in italiano, il 5 marzo 2025 ovviamente, e sto parlando di Lady Macbeth. Sempre parlando di Avarid, già che ci siamo, così mi levo tutto il discorso Avarid subito, ha annunciato un seguito per A Study in Drowning, che vediamo come va, perché ogni volta che il libro è autoconclusivo e poi fa successo si pensa di aggiungere un seguito, però questo arriva in tempi ragionevoli.
rispetto al primo, quindi forse non è del tutto escluso che magari una mezza idea, un abbozzo di una trama orizzontale c'era. Non c'è una data precisa, dovrebbe uscire l'anno prossimo, quindi nel 2025 in modo generico, e il titolo sarà A Theory of Dreaming. 23 ottobre, sono molto contenta di vedere questa uscita romantasy che piace anche alla mia nicchia, One Dark Window di Rachel Gillig, primo di una trilogia. Vediamo, ho sentito molte recensioni positive. Il 25 ottobre invece è la data a cui è stata rimandata l'uscita della Spada d'Oleandro di Tasha Suri, il secondo volume del seguito della Spada di il Trono di Gelsomino, che io ho letto a luglio, quindi vi lascio la pappa nelle schede se volete sentire cosa ne penso. Doveva uscire a marzo, si vede che non ce l'hanno fatta coi tempi e hanno preferito rimandare con calma. 29 ottobre, grande affollamento, perché abbiamo come prima uscita, direi quella proprio principale, direi della giornata, quella con più fan che stanno fremendo, ci sarà la Da qualche parte al di là del mare di T.J. Klune, seguito della Casa sul mare celeste. Vedremo cosa porterà questo seguito. Io da un lato sono un po' spaventata, devo ammettere che dopo così tanti anni un seguito che magari non era stato immediatamente immaginato mi sembra un po' un'operazione per fare soldi. Poi magari sarà un libro meraviglioso, solo il tempo potrà dircelo. Arriverà lo stesso giorno anche When the Moon Hushed, la ballata della luna infranta di Sarah E. Parker, che appunto anche questo uno di quelli super chiacchierati su TikTok, mi è capitato di vederlo per mesi in tantissime salse e ho visto anche che è un mattone, quindi neanche per ridere me lo leggo questo. Mentre invece dovrebbe uscire in inglese Blood Over Bright Heaven di Emma Luang, che è l'autrice di The Sword of Kaigen, che aveva già pubblicato l'anno scorso questo libro in self, quindi se l'era autopubblicato, e a quanto pare l'ha comprato Penguin, quindi adesso ha una casa editrice. Non so cosa ne sarà di The Sword of Kaigen, che al momento è ancora disponibile come libro autopubblicato. Stesso giorno per What the River Knows di Isabel Ibáñez, ed è un romantasy per ragazzi ambientato in Egitto e i protagonisti sono due archeologi. Questo avevo una mezza idea di leggerlo, anche perché se le sono dedicato a vicenda tipo Divini Rivali e What the River Knows, se lo sono dedicato a vicenda alle autrici, essendo mi piaciuto Divini Rivali ho detto vabbè, magari questo gli posso dare un'opportunità, però devo dire che non è assolutamente tra le mie priorità, quindi ho pensato di aspettare, di rimandare, di vedere un po', però potrebbe essere molto carino, c'è un'ambientazione un po' particolare, insomma tutta una serie di cose che mi ero detta vabbè, quasi quasi. Torniamo da Brandon Sanderson, finalmente un po' di cosmoverso, perché il 29 ottobre dovrebbe uscire l'ultimo volume della seconda saga di Mistborn, il quarto, The Lost Metal. Io ci arriverò con calma, penso tra un paio d'anni a questa saga. Il 30 ottobre dovrebbe uscire L'Uomo di Polvere di J.M. Miro, il seguito di Oscuri Talenti. Ho fatto una fatica a trovare questa roba, l'ho trovata assolutamente a casaccio, si è fatto aspettare questo seguito, però finalmente è qui, almeno in inglese, a settembre. Dovremmo averlo a stretto giro, a quanto pare anche in italiano. Il 5 novembre dovrebbe finalmente vedere la luce il bramatissimo drago di The Raven Cycle di Maggie Stiefvater, i Raven Boys, per dirla in modo un po' più terra-terra, diciamo, e si parla in questo caso di una saga per ragazzi. Io ho letto il primo e non è che mi abbia fatto impazzire. Dovrebbero essere pubblicati appunto tutti e quattro i volumi in un unico drago, e questo erano anni che c'era stato promesso, i fan lo chiedevano a gran voce, sembrerebbe che ci siamo, incrociamo le dita, non lo diciamo troppo forte. In teoria il 5 novembre dovrebbe essere anche la data di uscita di A Tempest of Tea di Afsa Faisal, che ho letto quest'anno e non è che mi abbia fatto impazzire. Mi è sembrato un po' una copia di Sei di Corvi, un po' troppo calcata su Sei di Corvi, però capisco che può piacere, cioè ci sta. Dico potrebbe perché poi io in realtà ho trovato due date di uscita, una il 26 novembre, come dice volume 2, cosa che io trovo molto difficile, posto che in inglese il volume 2 non è ancora stato annunciato. Quindi vedremo cosa succederà. Questo è il motivo per cui mi dice prendetele con le pinze queste cose, perché boh. 6 novembre, di nuovo Neon Edizioni, The Stone Witch of Florence, La strega di pietra di Anna Rush, che ho letto all'inizio, potrebbe essere interessante, ma non è uno di quelli su cui proprio corro. 7 novembre,
una data che io aspetto con grande gioia, perché è il giorno in cui uscirà il nuovo romanzo di Christelle Dabos. Si tratta di un distopico, la sinossi ancora non l'abbiamo, però abbiamo le copertine, perché c'è un'edizione standard, che è questa qui, e poi l'edizione speciale. Io avevo preordinato quella standard, perché le ho tutte inflessibili, i libri di Christelle Dabos. Ho visto l'edizione speciale e non ho saputo resistere. Purtroppo, secondo me, è un'edizione molto più bella a livello estetico. Non vedo l'ora. Sto cercando notizie in italiano, per la pubblicazione della traduzione. Al momento non ce ne sono, però sono abbastanza sicura che non si farà attendere. Insomma, Christelle Dabos è un'autrice su cui puntano abbastanza. Un'uscita che sono invece molto sorpresa, ma molto felice di vedere, è la traduzione in italiano di Happy Place di Emily Henry, che dovrebbe arrivare il 12 novembre. Questo è il mio romanzo preferito di Emily Henry, quindi sono molto contenta che non abbiano traccheggiato e che l'abbiano appunto acchiappato e tradotto. Vedo un pattern di uno di 6 mesi, quindi mi sembra non troppo azzardato fare un'ipotesi che inizio marzo, forse 2025, avremo anche Funny Story, e poi si rimetteranno, diciamo, in pari con la pubblicazione in lingua. Però molto molto contenta di vedere che Emily Henry finalmente sta conquistando anche il mercato italiano. 13 novembre, di nuovo per Neon Edizioni, i cartografi di Peng Shepherd. Questo io sono molto curiosa di leggerlo, l'avevo già puntato in inglese, ma penso che aspetterò appunto l'uscita in italiano. 19 novembre, Kerry Soto is back per tutti i fan di Taylor Jenkins Reid, l'autrice di I sette mariti di Evelyn Hugo, che io non ho letto, non mi interessa particolarmente. Questo volume sì, perché parla di una tennista che fa un ultimo ritorno sul campo, insomma aveva un po' di appigli, però so che è un'autrice molto amata e quindi ovviamente stanno pian piano pubblicando, portando in italiano tutto quello che ha scritto. Altra autrice molto amata, sempre il 19 novembre, Stephanie Garber con Spectacular, che è una novella nel mondo di Caraval. Ora io Caraval non l'ho letto, non lo leggerò verosimilmente mai, però so che molti l'hanno letto, quindi per rimanere al passo con la saga dovrebbe uscire questa appunto novella. Non è proprio un libro a sé stante, è un una novella, basta, l'ho detto. 20 novembre, Neon Edizioni, l'ultima uscita per quest'anno, Someone You Can Build a Nest In, Qualcuno in cui fare il nido, di John Wiswell. Se non vi disturbano le cose un po' gore, è il libro per voi. Io ho quasi vomitato leggendo le prime 30 pagine, quindi direi che io questa la skippo. In realtà ho sbagliato, cioè non è l'ultima, l'ultima uscita, perché poi Neon Edizioni il 27 novembre fa un grande regalo ai suoi lettori italiani e pubblicherà il cofanetto dell'Altra Versa Specchi, questo qui in bianco e nero. Io l'ho comprato nel 2020, per andarlo a prendere mi sono quasi rotto una caviglia. Quindi vabbè, me l'ero presa dicendo non lo pubblicheranno mai in italiano, ma figurati. Per carità, uno dice fast forward, però sono sempre 4 anni, quindi alla fine non è che potevo prevedere che così tanto tempo dopo ci sarebbe stata questa roba, perché comunque un pochino mi secca che ho tutto attraverso specchi in francese, non ho neanche una copia in italiano. Ma questo è un mio disagio qui. Per il 2024 ci fermiamo qui, perché dicembre anche qui, come agosto, è un mese abbastanza tranquillo, nel senso non ci sono uscite, si tirano un po' le somme dell'anno, si chiude l'anno, ecco, quindi non ci sono novità. Passiamo al 15 gennaio del 2025, dove riapre l'anno chi l'ha chiuso, quindi Neon Edizioni con la pubblicazione di Feybound di Sara Larifi. Io ne ho parlato perché ho letto il primo volume della trilogia di The Final Strife e mi è piaciuto molto. In questo caso si tratta di una trilogia romantasy con i fei, che tutti gli esperimenti che ho fatto finora sono stati abbastanza fallimentari, ispirato un po' alla cultura africana, credo in particolare del Ghana, non vorrei dire cretinate, sicuramente lo è per The Final Strife, non so per Feybound. Non so quanto ho voglia di leggerlo, si distanzia un po' dai miei gusti, però se l'ha scritto Sara e Larifi forse un tentativo lo posso fare. Vediamo. Il 21 gennaio invece è una data che so che il BookTok sta aspettando, perché è il giorno in cui verrà pubblicato in inglese, ma anche in italiano in contemporanea, il terzo volume di The Empyrean, che è
Fourth Wing, diciamo. Il terzo volume si chiama Onyx Storm, quindi pubblicazione in contemporanea, in inglese e in italiano. A me fa mega ridere la copertina, perché mi sembra sempre la stessa copertina a cui cambiano i colori. Io ho letto il primo, sapete che è andata male, quindi io non lo leggerò. Però so che in molti lo stanno aspettando, soprattutto per come è finito il secondo. Boh. Per gli amanti del romantasy dovrebbe arrivare sempre il 21 gennaio in traduzione A Dance with the Fae Prince di Elise Kova, che è il seguito di Un patto con il re degli elfi, che è arrivato in italiano l'anno scorso, credo, quindi anche qui si è fatto un po' aspettare. Però questo avevo sentito entusiasmo nella community, ripeto, roba che non è per me, però c'era stato suo movimento, quindi mi sembrava carino segnalare, come anche il terzo volume direttamente il 15 luglio del 2025. Lo metto qua perché i miei dati non arrivano, cioè non arrivano così là, è obiettivamente tra un anno, quindi insomma con calma, fratelli. Il 28 gennaio invece dovrebbe uscire il terzo volume della saga di Green Creek di T.J. Clune, anzi dovrebbe riuscire, sto parlando di Heartsong, che è il terzo volume appunto, nella nuova edizione Mondadori, quella con le pagine colorate, che obiettivamente sono molto molto belline. Mentre, parlando sempre di T.J. Clune, il 6 febbraio dovrebbe uscire l'edizione nuova, diciamo quella uguale a tutte quelle che sono state pubblicate finora, di The Bones Beneath My Skin, di sempre T.J. Clune. Questo dovrebbe essere l'ultimo dei libri che in teoria dovrebbero essere pubblicati in questa nuova veste. L'11 febbraio prossimo, invece, in italiano, dovremmo avere Where the Library Hides, sempre di Isabelle Ibáñez, seguito di What the River Knows. Ora, io sono contenta di vedere una trilogia già completata, però veramente quando leggo queste cose mi chiedo quale sia il criterio secondo cui alcune cose vengano decise subito la pubblicazione in interezza e di altre no. Chiaramente non si vede per nulla che ce l'ho tantissimo col fatto che non sembra vogliano pubblicare il seguito della città che siamo diventati. Qua ce l'ho, qua. Come per esempio, ecco, in inglese lo stesso giorno dovrebbe uscire Emily Wilde's Compendium of Lost Tale, che è il seguito dell'Enciclopedia delle Fate di Emily Wilde, è il terzo volume in realtà, però non ci sono notizie per un seguito in italiano, quindi non capisco perché alcuni li prendono tutti e altri no. Cioè, oddio, magari, vabbè, non lo so. Qual è il criterio? Magari ti vendono i diritti tutti insieme, quello forse può starci. Però qua ce l'ho. Giustizia per N.K. Jemisin. 13 febbraio, in inglese anche in questo caso, dovrebbe uscire il seguito invece di Feybound di Sara Larifi, sempre, che si chiamerà Coursebound. Girando online il titolo del terzo sembrerebbe Beastbound, però anche lì io la prendo con le pinze finché non c'è un annuncio ufficiale, perché Beastbound è veramente orrido, scusatemi. 18 febbraio, in italiano, La spada di Kaigen di Emel Wang, The Sword of Kaigen, che dicevo prima. E qui io sono un po' caduta dal pero quando ho trovato questa cosa, perché in realtà, essendo autopubblicato, è difficile che venga tradotto. Cioè, nel senso, non credo possa essere tradotto finché appunto il libro non è di una casa editrice. Quindi le cose sono due: o siccome adesso è rappresentato, insomma, ce l'ha Penguin, quindi Penguin ha fatto l'accordo anche per un libro che non ha però di un'autrice che gestisce, mi sembra un po' strano. Poi io parlo da assoluta profana, però questo è da profana quello che so, mettiamola così, oppure verrà ripubblicato anche in inglese The Sword of Kaigen. Comunque, in italiano dovrebbe arrivare il 18 febbraio dell'anno prossimo, meno male che c'è un po' di fantasy anche per noi meno amanti del romantasy. Passiamo direttamente a marzo dell'anno prossimo. Il 4 marzo finalmente dovrebbe vedere la luce il terzo volume della saga di Legendborn, di Tracy Dion. Era un inizio 2025 in generale l'ultima volta, adesso abbiamo una data e anche una copertina che non mi fa impazzire, se devo essere onesta. Adesso che sta andando avanti e qualcosa si smuove, magari riesco a iniziare questa saga. Di questo ancora non ho trovato notizie per la traduzione in italiano, come non ne ho trovate per il prossimo, che è sempre un'uscita in inglese, sempre il 4 marzo, The Ragpicker King di Cassandra Clare, il seguito dello Scudo del Principe, con una copertina che in realtà mi piace molto, è molto carina questo blu, mi piace molto. Tornando in Italia invece, il 4 marzo dovrebbe essere pubblicato il seguito della Congregazione Reale di Sua Maestà, The Shadow Cabinet di Juno Dawson. Sono contenta perché comunque è una cosa un po' più non convenzionale, vedere che va avanti
mi piace. 18 marzo 2025, credo che l'abbiano visto anche i sassi, che uscirà un altro romanzo nel mondo di Hunger Games, Sunrise on the Reaping, che dovrebbe essere ambientato ai tempi della seconda edizione della memoria, quella che ha vinto Haymitch, per intenderci. Non credo che parli dei giochi di per sé, cioè sono abbastanza sicura che dell'arena vedremo molto poco. Di questo sono molto curiosa, devo essere onesta, mentre della ballata dello Signore del Serpente, quando l'hanno annunciato, ho detto vabbè, me lo leggo, così tanto la saga l'ho iniziata, questo effettivamente ho voglia di leggerlo, anche perché poi quello l'ho letto 3 anni e mezzo dopo, quindi sai, voglia c'era ma non era proprio pressante. Questo appena verrà pubblicato in italiano, sì, amici, di notizie in italiano di questo ancora non ne ho. Purtroppo non si trova, però non credo che Mondadori si rilassi su un libro di Hunger Games, non credo proprio. 3 aprile 2025, sono molto curiosa di leggere un libro di Olivia Blake che non è semplicemente stato ereditato dopo che l'aveva pubblicato in Self. Dovrebbe uscire Gifted and Talented, che è la storia di 3 fratelli che perdono il padre e diciamo devono gestire l'eredità, ma ovviamente sarà tutto sordido e brutto, però sono molto curiosa di vedere come verrà questo libro, che parte come pubblicazione tradizionale e non come, diciamo, modifica di una cosa che c'era già. Poi uscirà una raccolta di racconti a ottobre di quest'anno, però questo è veramente il primo romanzo intero che esce da quando l'hanno... Beh, oddio, c'è The Atlas Complex in realtà, e The Atlas Paradox, però lì partiva già da un'idea, cioè questo è proprio il primo bambino puramente nato nell'editoria tradizionale, diciamo. Boh, vabbè, nella mia testa è diverso, lasciatemi perdere. Il 10 giugno dell'anno prossimo, Bury Our Bones in the Midnight Soil di V. Schwab. Io non sono particolarmente interessata, per ora con V. Schwab abbiamo avuto degli incontri medi, diciamo poteva andare meglio, in diversi casi poteva andare peggio in altri, però non credo che me lo leggerò, però so che ha molti fan, quindi c'è un suo libro all'orizzonte. Da un lato pensavo avrebbe continuato sui seguiti di Fragile Threads of Power, invece no, a quanto pare le è uscito questo dall'anima. In inglese, il 28 agosto 2025 abbiamo finalmente una data per Catabasis di Rebecca Kwang, il suo prossimo libro. Si parla di due rivali accademici che devono andare a recuperare il loro mentore nell'inferno, perché Catabasis questo vuol dire. Io ho letto il primo capitolo, non mi ricordo quant'era esattamente, nel retro dell'edizione flessibile di Yellow Face, e adesso non so come farò ad aspettare un anno. Oh, adesso, prima di concludere, ci sono tipo 2-3 cose. Allora, intanto per il calendario di Neon Edizioni io mi sono astenuta dal citare tutto, perché la loro linea editoriale è, diciamo, una parte molto importante è la programmazione, che per me è meraviglioso, quindi sappiamo tutte le uscite del 2025, che però non vi sono andata a elencare, diciamo, nel dettaglio, perché sennò questo video veramente durava troppo, però mi sono segnata quelli che interessano di più a me, o comunque gli autori di cui ho già parlato, e quindi adesso ve li citerò con velocità. 7 maggio 2025, An Education in Malice di S.T. Gibson. Il 21 maggio, The Book That Wouldn't Burn di Mark Lawrence. Questo me lo stavo per prendere in inglese, quindi non vedo l'ora che arrivi in italiano. 24 settembre 2025, Cleopatra di Sara Larifi, che dovrebbe uscire proprio l'anno prossimo in inglese, e se lo sono acchiappati di corsa. 19 novembre, The Book That Broke the World, sempre di Mark Lawrence, che è il seguito di The Book That Wouldn't Burn. E verosimilmente, penso inizio 2026, avremo anche il terzo che esce in inglese l'anno prossimo. 19 novembre, invece, sempre 19 novembre, mi pare strano, ho sbagliato, Evocation è il 26 novembre di S.T. Gibson, di cui Odd Spirits fa parte, cioè Odd Spirits è un prequel di Evocation, che arriverà, Evocation in italiano, a novembre dell'anno prossimo. Tra l'altro S.T. Gibson in questo momento è particolarmente prolifica, perché dovrebbe uscire anche lì un Dark Academia poliamoroso, non ho capito, primo di un'altra trilogia, sono confusa, sta scrivendo un sacco di roba, si dovrebbe chiamare Savage Bloom per capire come erano collegate le cose, Instagram, Goodreads, Waterstone, Summon, non sappiamo più niente,
Però sì, sta scrivendo, insomma, sta pubblicando un sacco di roba, da che c'era solo una dote di sangue, adesso ne sta sparando fuori uno ogni 6 mesi. Ci fa sapere fino al 28 gennaio 2026, giorno in cui pubblicherà Kaikeyi di Vaishnavi Patel, che è nella mia TBR di quest'anno, quindi per quando uscirà dovrei avere un'opinione. Però questa cosa che andiamo così avanti nel tempo a me piace, anche perché si crea più aspettativa. E a sapere che appunto quel libro sta arrivando, magari mi viene anche più voglia di leggerlo. 3 informazioni di carattere generale che non hanno una data particolare. È stata completata la prima bozza del seguito di Cemetery Boys di Aidan Thomas, che doveva in realtà uscire nel 2024, poi credo che la saga che è in corso si è, ha preso, diciamo, più importanza, ha preso priorità, però è effettivamente un progetto su cui stava lavorando, quindi lo vedremo, suppongo, 2025, fine 2025. Anche qui un seguito che un pochino mi preoccupa, mentre il seguito di The Will of the Many, The Strength of the Few, è in editing, cioè è finita la prima bozza, l'hanno consegnata in editing e quindi in modo ottimistico in inglese dovrebbe uscire fine 2025. Questa è la mia previsione, poi vedremo. Per proprio concludere, basta che abbiamo finito, J. Christoph sta finendo di scrivere il terzo e ultimo volume della trilogia dell'Impero del Vampiro, che dovrebbe vedere la luce anche qui inizio 2026. Sperando che sia effettivamente inizio 2026 e che non faccia passare altri 3 anni e mezzo, perché io qua comincio a perdere colpi sul primo volume soprattutto. Bene, io sono afona. Spero che si sia capito qualcosa. Per qualsiasi domanda, chiarimento, dubbio, sono a disposizione nei commenti. Per oggi da me è tutto. Se questo video vi è piaciuto ricordate di mettere un like e di iscrivervi al canale per non perdere nuovi contenuti. E noi ci vediamo martedì prossimo con un nuovissimo video. Ciao!